una stella luminosa per trovare il Natale. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per Te. Come state? Siamo in pieno periodo di Natale e io, avendo cambiato casa, ho paura che il Natale non mi trovi. Allora sapete che ho deciso di creare una stella luminosa affinché il Natale possa vederne la scia e trovarmi anche qui, pur non essendo a casa mia. Fatto pure la rima, come al solito. Prima di passare sul piano da lavoro e vedere come confezionare questa bellissima stella, vi ricordo però che per regalare il Natale più bello e creativo del mondo, sotto l'albero non possono mancare i miei due libri. Il grande libro del colore, il libro dove c'è racchiuso tutto quello che volete sapere e anche quello che non volete sapere sul colore, e il ricettario dell'arte, il libro all'interno del quale ho racchiuso tutte le mie ricette per creare i materiali dell'arte homemade in forma però professionale, tutti i materiali fatti in casa, qualunque materiale voi possiate immaginare lì c'è pronto da creare, qualunque colore voi vogliate scoprire lì c'è pronto da creare, da capire, da poter usare insieme agli altri colori, da saper usare perché se ne conosce il significato, da saper dosare nelle giuste quantità per farlo brillare in tutta la sua forza, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi, ombrettina sotto l'albero e noi spostiamoci tutti sul piano da lavoro per andare a creare una stella luminosissima. Ed ecco l'occorrente per il mio fuoriporta natalizio. Quest'anno all'insegna del low cost, delle cose semplici, tutto di carta. Allora, ci occorrerà un po' di filo di lenza. Io lo attaccherò col filo di lenza perché è trasparente e si mimetizza bene. Siccome amo complicarmi la vita, ho deciso di aggiungere anche le luci a LED. Ho preso queste da Tiger e aggiungerò anche delle batterie. Per fare tutto quello che vi farò vedere vi servirà una squadretta e una matita. Ci occorreranno naturalmente un paio di forbici, la colla attacca tutto, oppure potete utilizzare anche la colla vinilica. Io uso questa per motivi di tempo e userò però anche la pistola a caldo con relativa stecca per assemblare i vari pezzi del mio fuoriporta. Adesso, prima di arrivare a questi, vi dico che ci occorrerà un cerchio di cartoncino del diametro di 27 cm, anche un po' più piccolo, anche 25 va benissimo. Più grande sarà, più stabile sarà il nostro lavoro. E poi ci occorreranno 10 fogli di carta formato A4, eccoli qui. Io ce li ho in carta pacchi e me li sono fatti io, ma potete utilizzare qualunque carta, anche la carta per fotocopie o la carta colorata. Poi 10 fogli che siano la metà di un A4, io mi confondo sempre, un A5, e 10 fogli che siano la metà della metà, quindi 1, 2, 3. Da questi fogli adesso noi dovremo creare queste forme con gli A4, queste che sono un A4 diviso a metà, su cui poi ricalcherete questa. Allora, di queste forme e relative misure vi appariranno ora in sequenza le foto. Fate uno screenshot e conservatevelo. Fate le forme, quindi vi farete le prime tre come forma, le altre le faremo assieme ricalcando le precedenti. Quindi inizio dalla più piccola, piego a metà, così, ok? Metto la mia formina qui e ricalco il tutto. Voilà, facile facile.
E facciamo così prima tutte le forme piccole. Quindi facciamo la stessa cosa con i fogli di grandezza media. Pieghiamoli. Prendiamo la nostra matrice. Vedete, voglio farvi vedere che sono proprio che piegandoli a metà viene proprio la misura esatta, quindi non dovrete prendere quelle misure, ma semplicemente ripassare queste. Voilà. E poi faremo la stessa cosa anche con i fogli A4. Alla fine ritagliamo tutti i nostri pezzi. Non c'è bisogno di starvi a far vedere come si ritagliano, mi pare abbastanza intuitivo. E mettiamo da parte quelli medi e quelli piccoli, perché adesso dovremo cominciare un'operazione di fisarmonica, diciamo così, che pieghi piano piano tutti i nostri pezzi. Quanto deve essere grande questa fisarmonica? Ma insomma, io andrò assolutamente ad occhio, farò dei pezzi più grandi, dei pezzi più piccoli. Certo non mi metterò a prendere la misura per pressare tutta la carta alla stessa grandezza, quindi andate più o meno tranquilli. L'importante è che magari cadiate al centro delle punte, al centro delle pieghe. Su quello potete stare un po' più attenti, vi basterà appunto semplicemente piegare sulla punta e poi continuare la piega verso il basso. Fate questo con tutti i vostri pezzi. Ora io ve lo faccio vedere ad alta velocità, voi invece fatelo piano piano, con calma, su tutto il vostro pezzettino. Alla fine del nostro pressare, quello che avremo sarà questo. Voilà! Facciamo in modo di creare tutti i pezzi così, quindi pieghettandoli uno dopo l'altro. Alla fine vi dirò cosa fare. Teniamo chiusa la nostra, il nostro segmento e poniamo uno accanto all'altro, appiccicandoli con la colla, i vari pezzi, così, uno, poi mettiamo la colla anche qui, non troppissima, ma quanta basta per far sì che i pezzi rimangano appiccicati. Due, e assembliamo così tutto il primo giro. Ok, e arrivati a questo punto apriamo, compiamo il giro completo, ok, così, e uniamo gli ultimi due lembi, quindi questo con quello che è rimasto libero dall'altra parte. Per far star fermo tutto così, cosa dobbiamo fare? Sporchiamo di colla a caldo e mettiamo sotto la nostra stella ben bene al centro. A questo punto spostiamo queste e prendiamo le pieghe mediane. Io ne faccio sempre qualcuna in più per essere sicura di non incorrere in incidenti, sapete, se ne strappa qualcuna, c'ho quella pronta. Allora, ok, unite anche le nostre 10 parti, facciamo come prima, apriamo la circonferenza. Benissimo, a questo punto prendiamo la nostra prima stella,
Facciamo in modo di poggiarvi sopra anche la seconda, non prima però di aver cosparso tutto con un giro di colla a caldo. E voilà! E adesso spostiamo e andiamo all'ultimo giro. E poi mettiamo anche il terzo strato sul resto della stella. E ho dimenticato di avviare il video, giustamente. Vabbè, ho fatto per il terzo strato esattamente quello che ho fatto per i primi due, quindi ho incollato il giro più piccolo sui due precedenti, venendo fuori una stella a tre strati. Piano piano prendo le lucine e le passo un attimino dietro la stella, facendole andare bene in profondità. Quindi devo sollevare i vari segmenti così e infilare sotto le lucine, che devono scomparire sotto i bracci delle stelle. Quindi, arrivati a questo punto, giro delicatamente la mia stellina alla rovescia e fisso qui, così, anche con un po' di colla a caldo, dei punti su cui faccio adagiare il filo. E una volta completato il giro delle luci, ecco qui l'effetto finale. Questo è con l'illuminazione accesa, quindi non si può apprezzare il gioco di luce che dà. Vi faccio vedere come ho fissato, voilà, sul retro il vano delle batterie. L'ho fissato anche questo con un punto di colla a caldo e poi alla fine staccherò e recupererò tutto. A questo punto assicuro anche un bel lungo filo di lenza, molto lungo, attorno al vano batteria, ok? Che mi fungerà da gancio. Chiudo il mio nodo e semplicemente appenderò da qui la ghirlanda. E voilà, finita. Adesso la appendo alla porta, mi faccio le foto e ve la faccio vedere in tutto il suo splendido splendore. Vedrete quanto è bella. Visto che bella la nostra stella di carta sull'uscio della nostra porta, condurrà dentro le nostre case uno spirito natalizio davvero davvero importante. Di sera è bellissima, accesa, crea un'atmosfera nel pianerottolo meravigliosa. E allora vedete come con pochissimo, veramente con due soldi appena, si possa creare un qualcosa di bello, che non sia plasticoso, che sia elegante, che sia solo nostro e caratterizzante, e che decori la nostra casa senza farci spendere ogni volta chissà quanto. E allora, se questo video vi è piaciuto, pollice in su e condivisione, portatelo nelle case di tutti e soprattutto venitemi a trovare su tutti i miei social, Facebook, Instagram, TikTok, ma anche sui miei altri canali, Ombretta e Due Cuori Una Cappa, il mio canale di lifestyle e il mio canale di cucina, pieno di golosità buone per questo periodo, adattissime ai periodi delle feste.
Bene, non mi rimane che salutarvi e andare a creare il prossimo video, sempre con la carta. Guardate, ce l'ho qui pronta. Chissà cosa diventerà. Lo scoprirete prestissimo. Diamoci appuntamento sempre qua. Da Ombretta e da Arte per te è tutto. Buona preparazione al Natale. Ciao!